sono Federica. E io sono Lara e in questo momento ci troviamo davanti alla Galleria Borghese, nella villa appunto Borghese. Ora, questo casino nobile che vedete alle nostre spalle, oggi è uno dei musei più importanti di Roma, venne proprio realizzato nei primi del 600 per il famoso cardinale Scipione Borghese. Signore Raffaele Borghese non era un cardinale qualunque, era il cardinale nipote, il nipote del Papa Paolo V Borghese. E dire cardinale nipote voleva dire primo ministro, segretario di Stato, una personalità di grandissimo spicco. E sappiamo che il cardinale era un grande collezionista. All'interno di questa costruzione ancora oggi è possibile ammirare tutta una serie di opere d'arte, dipinti, sculture e statue antiche. Uno dei membri della famiglia Borghese alla fine del 700, primi dell'800, fu Camillo IV Borghese, un personaggio nobile e importante, perché sposa nel 1803, pensate, la sorella di Napoleone, Paolina Bonaparte, quindi un matrimonio prestigioso. Lui era considerato l'aristocratico più importante d'Europa all'epoca, e grazie a questo matrimonio però sappiamo che ci è successo qualcosa spiacevole, perché Camillo IV si andò ad indebitare e dovette vendere, ma il verbo vendere lo dobbiamo lasciare tra virgolette, un cospicuo gruppo di opere, più di 300 opere d'arte, al cognato imperatore. E ancora oggi questa collezione, quindi, di arte antica si trova al Louvre, proprio sotto la dicitura di Fondo Borghese, quindi proviene proprio da questo luogo. All'interno della galleria, del casino, abbiamo opere di personaggi illustrissimi, da Bernini, Caravaggio, Raffaello, Domenichino, perché questo cardinale era un personaggio dal carattere un po' particolare ed era veramente pronto a tutto. E diciamo che era un collezionista, come lo possiamo definire? Spregiudicato? Rapace, direi, perché pensate che pur di ottenere alcune opere, ad esempio fece imprigionare il Domenichino, fece addirittura trafugare il trasporto, un'opera famosissima di Raffaello, pur appunto di assicurarsi queste opere per la sua collezione. E requisì le opere nella bottega del Cavalier Bertino. Esatto, dove c'erano capolavori anche di Caravaggio. Però tutto questo ancora oggi lo possiamo ammirare all'interno appunto della galleria. Perché che cosa succede nei primi del Novecento? Nel 1901 lo Stato italiano acquista tutto: il parco di Villa Borghese, la galleria e tutto il suo inestimabile contenuto, per una cifra di 3.600.000 lire, che era pochissimo anche all'epoca. Pensate che i famosi banchieri, i Rothschild, avevano valutato un'opera di Tiziano, l'amor sacro, l'amor profano, a quanto? 4 milioni di lire. Però grazie all'acquisizione dello Stato italiano ancora oggi tutti quanti possono ammirare il parco, perché è un parco pubblico, e la galleria. Il parco è comunale, la galleria è statale.